Presidente Santori, le sensazioni dopo questa prima settimana di ritiro della Corneto? Ma innanzitutto grazie sempre della tua grande collaborazione e del vostro giornale. E le sensazioni per un passionale come me, per uno che non sono il presidente della Corneto ma sono il primo tifoso, sono sempre ottime. Si sta perseguendo sempre di più la strada dei giovani, quindi sempre più giovani in campo, sempre più giovani di Tarquinia. Questo è il grande obiettivo, ormai iniziato da qualche anno, e quest'anno ancora un'altra parte importante stiamo facendo. Quindi massima fiducia nel mister, con in bocca al lupo grande, 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 perché Fabrizio si merita tutto. So sicuro che farà bene, so sicuro che porterà i ragazzi a un livello molto, molto più qualificato, perché devono crescere. I nostri ragazzi sono bravi, ma hanno bisogno sicuramente di ancora più personalità. L'ho sentito proprio la sera che abbiamo iniziato, li ha spronati proprio in maniera, quel grimaldello giusto sta toccando, e quindi spero proprio che sia l'anno della crescita di tanti giovani del posto di Tarquinia, e me lo auguro in tutti i sensi, anche pure nella parte del settore giovanile, perché pure lì si stanno facendo grandi cose. Stiamo lavorando molto bene con tutto lo staff sotto, quindi mi auguro che all'inizio sicuramente soffriremo un po' magari con i giovanissimi regionali, ma sono convinto di no, perché anche lì un grande mister. Faccio in bocca al lupo pure a Oscar, che è un buon rientro, una cosa a cui tenevo molto, e quindi è stato grazie a Massimiliano che l'ha fatto rientrare, e sono sicuro che anche lì faremo delle grandi cose. Questo è l'auspicio, questo è il mio augurio a tutti i ragazzi e a tutti, e invito, visto che mi dai l'occasione, ecco, di fare un appello ai tarquiniesi: la domenica e il sabato venite a incitare questi ragazzi, ritorniamo ad avere sugli spalti un pubblico degno di quello che è stato sempre il calcio a Tarquinia. Parecchi si sono magari allontanati, non so per quale motivo, quale cosa, però siccome i giovani sono nostri, i ragazzi sono del posto, quindi un invito a tutti i cittadini, a quelli che amano lo sport, gli sport in generale, a venire sia il sabato che la domenica a sostenere i nostri ragazzi. Senti, la rosa è al completo, dobbiamo aspettarci qualche arrivo da qui a dopo Ferragosto? Siamo alla finestra, stiamo vedendo, non abbiamo grandi interessi. Il direttore generale Granato, per quanto riguarda la prima squadra, Ignores, sta lavorando cercando qualche 95, ma non tanto perché i nostri ragazzi non ci sono, ma tanto perché magari è un anno importante, perché possono giocare sia in juniores che la cosa, e quindi magari un numero più adeguato rispetto a quello che ci abbiamo adesso è la cosa. Lui una serie di contatti, senza fretta, senza nessun discorso di stracciarci le vesti, stiamo aspettando con molta fiducia il suo operato, il suo lavoro. Leonardo Bordo è ritornato alla Corneto dopo un anno. Le sensazioni di questa prima settimana di preparazione? Guarda, le sensazioni sono state positive, perché ho ritrovato un gruppo di amici, pure i nuovi innesti si sono inseriti bene, e io purtroppo, mio malgrado, ho cominciato a lavorare solamente ieri, però sembra, le sensazioni sono positive. Le prospettive per la stagione? Il mister sembra abbastanza, come si dice, ottimista. Noi vediamo, per la salvezza, non lo so. È un po' un'incognita, perché siamo una squadra giovane, quindi è un'incognita. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. Per Filippi, prima settimana di lavoro, un bilancio di questi primi 6 giorni di preparazione? Penso positivo, adesso parlandone anche col mister Fabrizio, secondo me ci sono buoni presupposti per fare una stagione discreta. Ho visto, a parte il lavoro atletico che è stato fatto, quindi diciamo i ragazzi imballati, però dal punto di vista tattico e tecnico ho visto buone cose e buone individualità, quindi sono molto fiducioso che questa stagione sia una buona stagione. Grazie mille. Prego.